Ciao bambini, sono Michela di Cantiere Lettura ed oggi vi leggerò un libro che si intitola Buon Natale! Domani è Natale! I due fratellini, Tim e Pim, si infilano il berretto di lana e tirano fuori la slitta. Oggi si va a comprare del buon pesce! Un albero di Natale e i regali per gli amici. Chiacchierano e chiacchierano per tutta la strada e non si accorgono che qualcuno li segue. Buongiorno, signora Lontra. Vorremmo una carpa per la cena di Natale. Quella lì, dice Tim, indicandone una. Avete un buon naso? Ridacchia la lontra. Le ho pescate tutte io. Sono grosse e gustose. E sistema la carpa sulla slitta. Tim e Pim rimangono incantati davanti a una vetrina. Che berretti bellissimi! Si fanno l'un l'altro un occhiolino. Un berretto così potrebbe essere un bel regalo per qualcuno. Nel frattempo, qualcuno però allunga lesto una zampa e agguanta il loro pesce. Quando i topolini tornano alla slitta, la trovano vuota. Il pesce è svanito. Non fa niente, dice Pim. Forse qualcuno aveva una gran fame. E già, aggiunge Tim. Dai, andiamo a comprare l'albero di Natale. La piazza del mercato sembra un bosco. Buongiorno, signor Picchio. Vorremmo un albero di Natale. Uno gigantesco, precisa Tim, salendo sulle spalle di Pim. Toc toc. Alto, altissimo. Verde, verdissimo, gracchia il Picchio e trova per i due fratellini l'albero più bello. Tim e Pim sgambettano veloci verso casa. Non vedono l'ora di addobbare l'albero. Che serata festosa! Sono venuti anche la Lontra e il Picchio. Si tengono per mano e insieme fanno un girotondo meraviglioso intorno all'albero. Qualcuno ha visto abbastanza. Triste, il gatto zampetta verso casa. Lo aspettano una stanza vuota e un albero senza regali. Sono il gatto più solo sulla faccia della terra, singhiozza. Ad un tratto suonano alla porta. Sono Tim e Pim che hanno portato qualcosa per lui. Il gatto scalpita felice e scarta in fretta il regalo. È un bellissimo berretto rosso, ma la cosa che lo rende più felice è che ora non è più solo. Contento, invita Tim e Pim al cenone di Natale. Ma quando serve in tavola una profumata grossa carpa, balbetta. Scusate amici, mi dispiace. Dopo una cena squisita, Tim, Pim e il gatto indossano cappotti e berretti e corrono in strada. Si tengono stretti per mano e intonano canzoncine natalizie. Tutti e tre, insieme, da veri amici.